Sono Margherita Bernardi, sono la responsabile del servizio orientamento lavoro della CGIL di Firenze. Il nostro servizio si propone di affiancare le persone nelle difficoltà che incontrano nella loro ricerca di lavoro. Difficoltà che negli anni sono diventate sempre più grandi e che riguardano in particolare le lavoratrici in cerca di occupazione. E più la crisi si approfondisce, più il lavoro diventa un bene raro e prezioso, e più che il mercato del lavoro diventa teatro di illegalità di ogni tipo, illegalità più e meno tradizionali. Una è estremamente tradizionale, il caporalato, il lavoro nero, le proposte contrattuali con orari e mansionari non coerenti con i contratti nazionali di lavoro. La novità degli ultimi decenni è stata che il mercato del lavoro si è svolto per una buona parte online, su portali gestiti privatamente che non hanno l'obbligo di controllare la veridicità delle offerte che pubblicano. E da questo ne conseguono conseguenze veramente molto spiacevoli. Buona parte delle offerte di lavoro che potete trovare online potremmo definirle per un verso o per un altro ingannevoli. Ingannevoli nel senso che presentano la proposta di lavoro come molto più allettante di quello che effettivamente è, ci sono anche offerte ingannevoli la cui rilevanza è penale, è grave. I numerosi tentativi di furti di dati, offerte che esistono soltanto per carpire i dati delle persone dai loro curriculum, altre nelle quali viene addirittura chiesto di inviare i propri documenti fronte retro. Dietro proposte di questo tipo si nasconde il tentativo di operare un furto d'identità. Per le lavoratrici in cerca di occupazione in particolare, le offerte di lavoro diventano una zona a rischio di discriminazioni, offese e molestie. Discriminazioni perché spesso le lavoratrici sono escluse in maniera pregiudiziale da posizioni lavorative che vengono a torto attribuite esclusivamente al genere maschile. Esiste però anche una discriminazione di senso opposto, una discriminazione dietro la quale si nasconde una pesante offesa nei confronti delle lavoratrici. E quando un'offerta destinata a donne viene presentata in modo sexy, provocatorio, si capisce che il mercato del lavoro femminile per certe, chiamiamole così, aziende è al confine con la prostituzione. E dove comincia la discriminazione e finisce l'offesa è sempre difficile da determinare. Raccomanderei specialmente alle ragazze più giovani che ancora non hanno esperienza di come si svolgono veramente gli incontri domanda-offerta di lavoro, alle persone che venendo dall'estero hanno minore sensibilità nel cogliere il linguaggio di un'offerta di lavoro, di rivolgersi al nostro sportello per avere consulenza e assistenza.